Ciao ragazzi, come avete capito ci troviamo con l'Asus Padfone, una soluzione veramente particolare perché integra un tablet e al suo interno lo smartphone, come potete vedere attraverso questo alloggiamento che si può aprire. Qui si inserisce lo smartphone e il tutto si trasforma in una postazione tablet con tastiera incorporata, tastiera che sarà venduta a parte a seconda dei vari market, comunque tablet e smartphone in un'unica soluzione. Partiamo con il vedere lo smartphone, apriamo l'alloggiamento e tiriamo fuori il Padfone, lo smartphone. Eccolo qui, è un device con display da 4,3 pollici con risoluzione QHD, Super AMOLED, e sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon S4 Krite da 1,5 GHz, e la memoria è in differenti tagli da 16 GB, 32 e 64, e la memoria RAM è da 1 GB. A bordo troviamo Ice Cream Sandwich senza personalizzazione, a parte qualche widget che è stato inserito da Asus, per esempio questo del Task Manager. E il sistema si comporta veramente molto bene. Vediamo, magari, ecco, non c'è la connessione internet. Mi sono scordato di dire, fotocamera posteriore da 8 megapixel in grado di registrare in full HD. Vediamo questa cover particolare, un po' con il design degli ultimi device Asus, e le dimensioni sono, partiamo dallo spessore, 9,2 mm di spessore, un body a metà tra alluminio e plastica, cover posteriore in plastica. Poi abbiamo 128 mm di altezza e 65,4 di larghezza. Adesso vi faccio vedere una funzionalità molto interessante, facciamo partire un video per esempio e andiamo a inserire lo smartphone dentro il suo alloggiamento. Chiudiamo e dovrebbe ripartire la riproduzione del video automaticamente. Schermo del tablet da 10.1 pollici, risoluzione 1280x800. E abbiamo anche una fotocamera da 1,3 megapixel per le videochiamate. Ovviamente possiamo staccare il tablet dal corpo della tastiera e avere una soluzione solamente tablet. Il connettore per attaccarlo alla tastiera, qui troviamo il bilanciere del volume, il jack da 3,5, questo è per aprire lo sportello e il tasto d'accensione. Sembra che la SD debba essere inserita dentro dello smartphone, oppure qui suppongo che sì, ci dovrebbe essere una SD anche qui. Ecco la porta, eccola qui direttamente, non è acceso. Sì. Riattacchiamo lo smartphone, il tablet alla tastiera. Torniamo all'interfaccia, la home, e vediamo che adesso siamo in ambiente tablet e l'interfaccia è stata adattata per essere utilizzata come un vero e proprio tablet.
Abbiamo domandato per prezzo e disponibilità, il questo gioiellino dovrebbe essere disponibile nel Q2 del 2012, nel secondo quadrimestre, e invece per quanto riguarda il prezzo non c'è stata data nessuna informazione, nessuno qui al Mobile World Congress vuole parlare di prezzi. Comunque, Asus Padfone, soluzione veramente molto interessante. Volevo dire l'ultima cosa, che forse per la trasportazione non è il massimo, perché insomma lo spessore non è irrilevante, anzi tutt'altro, e comunque abbiamo un peso che comunque si fa sentire. Questo è tutto da Luca di Android Geek, alla prossima.